Ciao a tutti ragazzi, io sono Fabio, Valerio, Marina, Leilani. Ragazzi, non c'è nulla di più bello del mare e proprio per questo abbiamo deciso di vivere sulla nostra barca. E allora, ecco 10 consigli per convivere in barca serenamente. Oggi elencheremo le 10 regole basilari per chi va in barca. Il bon ton della barca. La prima regola è... togliersi le scarpe in barca! Bravissimi! Non è poi così scontato, non tutti se le levano e ricordatevi che anche se avete le scarpe da barca, che sono utilissime, non le potete mettere per scendere e poi salire subito. Le scarpe da barca devono essere tenute pulite. La seconda regola riguarda il bagaglio. Scordatevi i trolley, sono ingombranti, in barca non si saprà più dove metterli e saranno un problema. In barca è sempre meglio una borsa morbida, di quelle da vela sarebbe perfetto. Non portatevi grandi cose, tanto in barca vi serve l'essenziale. Il comandante ha sempre ragione, non si discute. In barca c'è solo uno che comanda, soprattutto in ormeggio e nelle fasi di ancoraggio. Le regole del comandante non si discutono mai. In barca tutti hanno un compito. In barca tutti fanno parte dell'equipaggio, quindi ognuno ha le proprie mansioni. In barca bisogna stare attenti al consumo di acqua ed elettricità. A meno che non vogliate passare tutto il vostro tempo in banchina, moderate i consumi di acqua ed elettricità. La barca è anche infatti un'ottima occasione per essere un pochino più ecologici. In barca deve essere tutto in ordine e al proprio posto. Se non avete deciso di risparmiare tempo trovando una frittata pronta sul pavimento della barca, assicurate tutti gli oggetti prima di partire. La crema solare è importantissima in barca. Anche per noi bambini è importante la crema solare. State attenti però dove andate a mettervi, perché poi glielo spiegate voi a chi scivolerà fuori bordo. Nel WC delle barche non si butta mai niente. Penso che nessuno abbia piacere di finire la propria vacanza sgorgando il WC di una barca. Non entrate mai in barca bagnati di acqua di mare. La pena sarà che passerete tutta la vacanza umidi. L'acqua di mare non si asciuga mai. Il mal di mare coglie anche i marinai più esperti. Quindi non fatevi prendere alla sprovvista, portate sempre con voi le pastiglie o qualcosa che vi possa aiutare e prendetele sempre in maniera preventiva. Ultima e più importante regola, si pensa sempre in sicurezza. Al di fuori di questo, divertitevi, godetevi la vostra vacanza in barcavela perché è la cosa più bella che ci possa essere al mondo. Ciao!